your fucking face, Uncle Pucker. You're a boner fighting bastard, Uncle Pucker. You're a Ok ragazzi, tutti ai vostri posti, abbiamo molte cose da imparare oggi. Oh, altro che Mister Cilindro. Ok ragazzi, cominciamo con un problema matematico. Quanto fa 5 per 2? Coraggio ragazzi, non siate timidi, l'importante è provarci. Sì, Clyde? 12. Ok, adesso vorrei una risposta da uno che non sia un totale deficiente. Nessuno, coraggio, non siate timidi. Credo di saperlo io, signor Gary. Ne. Ehi, non ti può male, prende cazzo. Eric, hai detto la parolaccia con la C? Ebreo? No, cazzo, non puoi dire cazzo a scuola, colazione del cazzo! Ma che cazzo dici? Eric! Hai appena ridetto cazzo! Stanley! Kenny! Che me ne c'è? Non fa male a nessuno! Cazzo, cazzo nostra, che cazzo? Diresti se ti mandassi dal direttore della scuola? E lei che non direbbe se la mandassi a fare il culo, signor Garrison? Come? Che cosa hai detto? Mi scusi, in realtà, quello che hai detto era... Che mi direbbe se la mandassi a fare il culo, signor Garrison? Dai, porco zio! Devo confessare, ragazzi, che mi avete veramente deluso. Pito, dovreste vergognarvi. Ho già chiamato le vostre madri, ma ho chiamato mia mamma! Esatto. Oh no, cavolo! Signor Mike, gli posso fare una domanda? Sentiamo. Faccia la cazzo, perché ci ha sverdato? Esigo sapere dove avete sentito queste orripilanti oscenità, Pito. In giro! Le abbiamo sentite qualche volta dal signor Garrison. Già? Ragazzi, dubito fortemente che il signor Garrison abbia detto pappati, merda di pinguino, brutto speleologo di culi rotti. Fico! Grazie per essere venute tempestivamente. Questo non è proprio da te, Stan. Cosa ha detto mio figlio, signor Mackey? Ha detto la parolaccia con la M? No, molto molto peggio. Quella con la C? Beh, ecco una breve lista delle cose che dicono, Pito. Oh, buon Gesù! Che caspita è un solchino? Oh, e quando metti le gambe dietro la testa e ti fai leccare il culo? Giovanotto, dirai immediatamente al signor Mackey dove hai sentito queste frasi raccapriccianti! Io... Non possiamo dirlo, abbiamo fatto un giuramento segretissimo! Nei film di Bambino e Pompadour! Fatevi un grissere, io vi voglio smammare! Bambino e Pompadour? Quei canadesi? Ma chi sono Trombino e Pompadour? Sono due attori del Canada, straprimi di talento. Solo parole sconce e comicità da gabinetto. Dovrò spedire una lettera per avvertire tutti i genitori prima che altri vedano Trombino e Pompadour. Cazzo, l'hanno visto tutti! Eric. Non riesco a trattenermi, quel film è pervertito e mi offerte il cervellino. Per favore, mentre continuiamo ad inviare truppe nel Canada, il MAC combatte contro il linguaggio scurrile anche qui a casa nostra. E qui per presentarvi il V-Chip, il dottor Fossnacker. Il funzionamento del V-Chip è semplicissimo. Viene collocato sotto la pelle del bambino ed emette una lieve scarica elettrica quando viene pronunciata un'oscenità. Aspetti un momento, questo chip è in grado di riconoscere le parolacce? È come la macchina della verità. Ci sono certe reazioni quando si impreca, come quando si mente. Il chip le rileva e dà al soggetto una punzecchiata. Paziente B5, puoi venire avanti per favore? Al paziente B5 è stato installato il nuovo V-Chip. Mi fa male la testa! Non preoccuparti, giovanotto. Ora voglio che tu dica... Cagnolino. Cagnolina. Come notate, non è accaduto nulla. Ora diciamo Montana. Montana. Oh, bene. E ora Cuscino. Cuscino. Molto bene. Ora voglio che tu dica Tromba Cavallo. Avanti, Eric, è tutto a posto. Tromba Cavallo. Ah! Cazzo. Ah! Merda. Ora voglio che tu dica Grosso Cazzo di Mulo Flotto. No. Eureka! Il bambino non vuole più dire parolacce! Non è giusto, figli di puttana! La settimana prossima cominceremo a installare il V-Chip su tutti i nostri figli!